Santhià Arona è la linea che stiamo percorrendo. Ha più di 100 anni, ma in questo 13 giugno 2012 è una delle ultime occasioni, almeno per il momento, per percorrerla avanti e indietro, tra campagna, collina, risaie, come quelle che stiamo vedendo in questo momento. Un paesaggio verdissimo, un paesaggio raro persino nella pianura padana. Io lo prendo da 2 anni e mezzo, da quando mi sono messa insieme al mio fidanzato che sta ad Arona, appunto. Il paesaggio è decisamente più decente rispetto a quello di Novara, dato che qua siamo in mezzo ai campi, bene o male non c'è molto traffico, che qua di treni Frecciarossa non passano e di Intercity non passano, quindi di norma se ci sono dei problemi è soltanto perché è il treno che non funziona. Questa cosa che vogliono sopprimere con questo tipo di linea non l'avevo già letta sulla stampa tanto tempo fa, circa un mese fa più o meno, e sono rimasta molto stupita perché non ne vedo l'utilità, considerando che c'è tantissima gente che va a Torino, che fa la Arona a Torino tutte le mattine o tutti i pomeriggi. Cosa faccio? Leggo tantissimo. Io la maggior parte dei libri che ho letto li ho letti tutti sul treno, perché mi rilassa e mi addormenta. Il paesaggio sì, è bello, per forza, è quello che abbiamo visto da quando siamo nati. È bello sì. Non è solo una questione di tutela perché c'è il paesaggio, ma anche perché vedo che ci sono anche molti passeggeri, non è una linea morta, non è un binario morto, ci sono i pendolari, ci sono gli studenti. Nostro padre faceva il pendolare in Svizzera, quindi prendeva il treno, quindi lui arrivava a casa il sabato pomeriggio, mezzogiorno, partiva la domenica, noi da piccoli andavamo a accompagnarlo, quindi la stazione, andavamo a prendere il gelato, era tutta... È un bel pezzo di vita l'abbiamo passato sul treno. No. Io prendo la linea Santhià Arona, diciamo in media una volta a settimana, perché devo scendere a Torino per motivi di studio, quindi essendo da Domodossola è la linea più veloce. Il paesaggio è molto più carino che sulla linea quella di Novara, ma di solito quando sono sul treno mi piace leggere o comunque anche dormire, perché sono un po' rari la mattina presto o comunque anche la sera, così sono un po' rari, un po' strani, quindi di solito dormo o leggo. Quando non ci sarà più, che cosa farai in alternativa? È una bella domanda, spenderò 50 euro fra benzina e autostrada andando in macchina. Sto facendo in questi giorni dei viaggi solo per il gusto di viaggiare su queste linee, su queste 12 linee del Piemonte che verranno chiuse a partire da questa domenica. Ad esempio oggi ho percorso per la prima volta e per l'ultima purtroppo questa linea tra Santhià e Arona, che attraversa un paesaggio variegato tra campagne, colline, il lago alla fine. Io già una volta ho preso un pullman ad Arona perché hanno eliminato la littorina, ma io ho perso la coincidenza a Santhià. Perché il pullman, e poi se ci sono gli stessi prezzi. Magari dipende dal traffico. Com'è? Il pullman dipende dal traffico, poi bisogna che ci sia il posto anche per le persone che a sedere, perché ne carica. Ma io direi che è meglio che se vogliono togliere i treni, tolgono pure la Frecciarossa, non quelli dei pendolari.